Negli anni 90 l'azienda ha iniziato a guardare un po' oltre a quello che è il puro prodotto espresso, prodotto caffè, perché diciamo che gli standard qualitativi aggiunti erano arrivati alla qualità desiderata. Per cui il primo intorno a questo è stato dedicarsi al design della tazzina, e per questo è stato chiesto a Matteo Thun di disegnare una tazzina specifica per Illy. In quei tempi si stava lavorando molto con la pop art e in particolare con Jim Rosenquist, che stava collaborando con noi per una nuova collezione, ed è nato questo quadro da cui poi è derivato il più bel logo che potessimo avere. E in contemporanea sono nate le Illy Art Collection, da un'idea di Francesco Illy, un progetto che aggiungesse anche uno stimolo visivo a quello che era il momento dell'espresso. Quando beviamo un caffè spesso lo facciamo in modo spensierato. Stiamo cercando di aggiungere valore a quel momento, sia da un punto di vista aromatico, e questa è la ricerca del prodotto caffè, sia da un punto di vista estetico, che è legato più al design che circonda, alla ritualità e all'arte contemporanea che ne decora le superfici. La prima art collection si può dire sia nata nel 92. Sono state due collezioni che erano dedicate all'uso professionale, quindi venivano date ai baristi per essere usate nei loro bar. Ci siamo immediatamente accorti che queste tazzine nel tempo piano piano sparivano, per cui i consumatori se le portavano, diciamo, a casa. L'idea che è nata a suo tempo è che queste collection si potevano anche vendere. La prima collezione in vendita fu quella di Kia, artista della transavanguardia italiana, e fu immediatamente un grandissimo successo commerciale. La grande intuizione è stata quella di reinvestire il denaro raccolto attraverso la vendita delle tazzine in progetti a sostegno dell'arte contemporanea. Ad oggi gli artisti coinvolti nel progetto sono intorno al centinaio in 20 anni di attività. Qui abbiamo avuto Rauschenberg, Jeff Koons, Marina Abramovic, Julian Schnabel, e i grandi italiani, Pistoletto, Cunellis, Clemente, cercando proprio di cogliere quello che è lo spirito dell'arte contemporanea. Trasformare un momento normale in un momento speciale attraverso un espresso perfetto, una tazzina perfetta e un decoro disegnato da un grande maestro.